Il consigliere Gandolfi interroga il presidente della provincia e l'assessore alla partita in merito alla presenza e alla diffusione di rotatorie sulle strade, sul territorio della provincia di Milano. Così rispondiamo al consigliere Gandolfi. Si segnala che le rotatorie attualmente presenti sulle strade provinciali sono 261, delle quali 145 distribuite nella zona est e 116 nella zona ovest. Per un maggior dettaglio, al consigliere Gandolfi, e vi grazio senza leggerlo a voi, di seguito vengono indicate la distribuzione delle stesse raggruppate in riferimento ai centri operativi, che sono gli immobili e i luoghi dove la provincia concentra attrezzature e maestranze per intervenire, e sempre al consigliere Gandolfi è stata fornita la planimetria con l'indicazione, la cartografia con l'indicazione delle singole rotatorie. Attualmente non è ipotizzabile però un nuovo programma che riguardi la realizzazione di nuove rotatorie alla luce delle difficoltà economiche di bilancio che impongono una razionalizzazione delle spese. Sono invece in corso di perfezionamento accordi già intavolati negli anni passati per la realizzazione della rotatoria a Gaggiano relativamente alla strada provinciale 236 nell'incrocio con la strada statale 494, e sono in corso accordi con RFI e con ANAS, nonché col comune di Gaggiano e col comune di Albairate. L'altra rotatoria è la rotatoria ad Albairate, che è una rotatoria che interseca anche questa la strada provinciale 30 e la strada statale 494, e anche qui sono in corso accordi con RFI, con ANAS, col comune di Gaggiano e col comune di Albairate. E da ultimo la rotatoria a Pieve Emanuele, che è una rotatoria sulla strada provinciale 28, c'è un protocollo d'intesa tra la provincia e il comune di Pieve Emanuele. Si rappresenta ancora che delle dette rotatorie non è possibile al momento ipotizzare né gli impegni economici né le tempistiche, poiché si è in fase preliminare di accordo. L'unico cantiere che verrà calendarizzato a breve è quello sulla strada provinciale 13 a Melzo, che prenderà il via nel corso dell'anno 2012, al massimo all'inizio del 2013. Ringraziamo l'assessore per la risposta. Ci piaceva fare il punto sulla situazione perché riteniamo che le rotatorie abbiano una funzione molto importante per regolare il traffico e garantirne una maggiore fluidità costante e anche sicurezza in alcuni incroci, e in alcuni incroci possono essere veramente una soluzione molto indovinata. Ci dispiace, ne prendiamo atto evidentemente, siamo consapevoli del periodo di difficoltà economica, quindi sicuramente non possiamo imputare all'assessore il fatto che ci dica che motivi economici impediscono di farne altre, ma ce ne rammarichiamo perché appunto è una scelta strategica che in tutta Europa è stata intrapresa con decisione. E purtroppo ci dobbiamo accontentare di quelle tre che già sono, come dire, previste, nella speranza che vengano poi realizzate effettivamente in tempi brevi. E eventualmente, ecco, l'unica cosa che chiederei, visto che la risposta è del maggio 2012, magari se ci sono aggiornamenti sull'ultima, quella che diceva sulla SP13 a Melzo, che prenderà il via nel corso del 2012-2013. Siamo verso la fine del 2012, volevo sapere se c'erano aggiornamenti o se la situazione è ancora tale quale. Grazie.